Salve a tutti, bentornati sul canale. Oggi voglio parlarvi di un'esca molto particolare che mi ha salvato la vita un sacco di volte. Sto parlando dello spot. Perché questa esca mi piace molto? Perché è disegnata in modo tale che non emetta tantissime vibrazioni. Infatti, come vedete, non ha un pedal sulla coda e né tantomeno emette dei suoni. E questa caratteristica fa sì, uno, che possiamo muoverla come più ci pare e piace, ma soprattutto che è un'esca estremamente naturale ed è molto apprezzata dai predatori. L'esca viene prodotta in tre misure differenti, infatti come vedete qui c'è una misura più grande, quella intermedia e quella piccolina. Quella che preferisco in assoluto per pescare le spigole è questa misura intermedia, anche se a volte col mare molto mosso o soprattutto quando vogliamo pescare pesci serra, la misura più grande è quella che funziona anche molto bene. Partiamo da un presupposto: quest'esca nasce per pescare con un mare abbastanza calmo e poca corrente. Ad esempio, queste condizioni che vedete qui sono le condizioni quasi perfette, quindi mattina presto, scogliera molto bassa, e andiamo a recuperare quest'esca facendola sembrare il più naturale possibile. Vi posso garantire che in questo caso l'esca sarà davvero efficace. Possiamo utilizzarla anche col mare mosso, però in quel caso, proprio per il fatto che non va ad emettere molte vibrazioni, sarà più difficile che i nostri predatori possano individuarla. Tuttavia, sapete bene che nella pesca nulla è scritto. La montatura più efficace di tutti, a mio parere, è questa qui: esca spiombata, amo offset, e andiamo a pescare in modo del tutto naturale. È ovvio che abbiamo bisogno di una giornata abbastanza calma. In questo caso il recupero sarà un recupero molto dolce. Lasciamo affondare l'esca, diamo qualche gercata e continuiamo così. Se invece avete bisogno di lanciare un pochino più lontano l'esca o di farla affondare un po' di più, magari il fondale è un po' più alto, potete mettere del filo di piombo sul gambo dell'amo, come vi ho fatto vedere in questo video qui. O ancor meglio, e lo spotter è adatto a proprio a questo tipo di montatura, con il piombo spostato verso la parte anteriore, in modo tale che quando lo andiamo a recuperare l'esca vada a fare questo tipo di lavoro. Purtroppo non è facile trovare questo tipo di ami, e io in realtà l'ho fatto da solo. Ho preso un piombino, l'ho aperto a metà e poi l'ho schiacciato sulle con le pinze proprio in questa parte dell'amo. Un'altra montatura che potete provare è quella con il piombo ceburasca, come vedete in questo caso. Tuttavia, per questo tipo di esca io preferisco più un piombo che si trovi sul gambo dell'amo, o meglio verso la testa, come vi ho appena spiegato. E ora vi faccio vedere una montatura che secondo me è davvero super efficace con questo tipo di esca, e funziona con tutte le misure, anche con quella più piccolina. Infatti quest'esca la possiamo recuperare anche molto molto velocemente a galla, e funziona benissimo perché ha la testa larga, sembra proprio un cefaletto che si muove a galla, e i predatori impazziscono per questo tipo di recupero. Tuttavia vi consiglio di mettere un'ancoretta, vedete qui come ho fatto, addirittura con l'anellino, in modo tale che la possiamo poi infilzare nella parte del corpo, e soprattutto se ci sono i pesci serra o altri predatori riusciamo a catturarne di più. È ovvio che con i pesci serra purtroppo questo tipo di esca si andrà a distruggere, perché la gomma è abbastanza morbida e a ogni morso andremo comunque a perdere un pezzo di esca. Però quando ci sono e magari non stanno mangiando le esche dure,
con questa esca di gomma recuperata a galla vi posso garantire che possiamo fare la differenza. Infine abbiamo l'ultima montatura, che è quella con la classica testina piombata, che io consiglio di utilizzare con il mare un pochino più mosso, e questo lo possiamo fare con tutte le misure degli spotter, anche se, come già vi ho detto prima, secondo me non è l'utilizzo migliore di quest'esca. Preferisco utilizzare altre esche in quelle condizioni. Ad esempio l'eschina più piccolina l'ho montata su una testina piombata molto particolare, che si adagia sul fondo in questa maniera, e la faccio saltellare, e a volte è estremamente efficace. Purtroppo non sono mai riuscito a trovare, perché spesso i negozi non li hanno, gli ami originali della Raiz, l'azienda che ha costruito gli spotter, e per questo io ho sempre comprato altri tipi di ami. Per lo spotter più piccolino utilizzo la misura 1, massimo 1,0. Per la misura invece intermedia utilizzo gli ami che vanno dalla misura 3,0 fino massimo alla 5,0. Li potete utilizzare sia di questa forma, quindi che non abbiano una grossa pancia, sia invece con un pochino più di pancia. Qual è la differenza? Che in questo caso la punta dell'amo sarà leggermente fuori dall'esca e ci aiuterà in alcune ferrate, però sarà più facile prendere magari le alghe e gli altri incagli. Quando la pancia è maggiore, in realtà l'esca lavorerà meglio e soprattutto, diciamo, prenderà meno incagli, però avremo bisogno di una canna un po' più fast per poter ferrare bene il pesce, altrimenti lo slamate. Vi ricordate cosa mi è successo in laguna? Possiamo utilizzare anche o il filo di piombo per andare a realizzare con la montatura, o il piombino spaccato, o vendono addirittura degli ami col piombo già inserito, però costano molto, secondo me non vale la pena spendere tutti questi soldi, si può fare tranquillamente a mano. Per la misura più grande utilizzo l'amo misura 7,0. Per quanto riguarda la testina piombata, vi ho già detto che non è un tipo di montatura che preferisco con questa esca. Tuttavia, una testina piombata idonea sarebbe quella con un amo bello lungo Aberdeen che arriva quasi al centro dell'esca, altrimenti rischiamo di slamare molti pesci. Mi è successo, perché spesso quando non sono grandi e non ingoiano tendono a mangiare sulla coda, soprattutto poi i pesci serra. Quindi se avete qualche consiglio di qualche testina buona, magari scrivetelo nei commenti, perché purtroppo non è facile trovare questo tipo di oggetti. Così come vi prego di scrivere nei commenti, perché comunque, ragazzi, vi ricordo che il canale è il nostro ed è bello condividere le informazioni, anche sul tipo di recupero. Io vi ho spiegato un recupero lento, ma vi posso garantire che in alcune condizioni, facendo saltare l'esca sull'acqua anche molto velocemente, si possono pescare spigole o altri predatori. Quindi raccontate magari la vostra esperienza nei commenti, e cerchiamo anche di capire come utilizzare al meglio determinate esche, perché la pesca non è una scienza, ma è bello costruirla giorno dopo giorno. Con questo vi saluto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, in modo tale che sarete sempre avvisati quando carico un nuovo video. Alla prossima!